Buonasera, benvenuti alla trattoria Itsudas, dove vi preparo il dolce di eccellenza più antico del Sulcis, le sacedas. Allora, abbiamo del pecorino fresco che io ho già grattugiato e ho preparato qui. Abbiamo messo della scorza di limone e di arancia, lo zucchero, rossi d'uovo e della farina. Le sacedas si dice anche che erano in antichità le seadas del Sulcis, perché hanno tanto di questo pecorino fresco che lo ricorda, però non filano come le seadas. Questo è un impasto che quando è cotto è come se fosse una torta. Non potete sentire il profumo, ma è eccezionale. Noi usiamo semola per preparare la sfoglia. Semola e strutto di maiale. Dopo che l'ho lavorata bene, la lascio in frigo qualche ora, perché così mi piace di più l'effetto che dà. Di impasto di formaggio, ok, abbiamo steso bene tutto il formaggio e adesso preparo un'altra sfoglia da buttare. E queste sono le nostre sacedas. Sacedas oppure anche coccias de gasu, perché in sardo sagoccia era una sorta di ferro da inserire nella zappa. Ecco, si mette l'olio e sono pronte. Noi le decoriamo poi con della frutta e le serviamo col nostro miele millefiori e zucchero. Vi preparo adesso un piatto che prepariamo qui alla trattoria Itsudas, che sono i pillus le grotte. È una pasta fatta con la semola di grano duro e in più io aggiungo acqua, sale e lo zafferano. Questa è la nostra sfoglia. Cinque minuti a essere cotto, perché è pasta fresca. Il condimento di questo primo sono le zucchine, e il pomodoro fresco e mettiamo la rucola. Proprio un piatto estivo per eccellenza. Ed ecco qua il nostro prodotto finito, che adesso si butta in pentola, 5 minuti ed è pronto. Ecco qua con un po'
del rucola fresca, il nostro piatto di eccellenza fresco estivo. Questo piatto si accompagna bene con un buon vermentino anche di Sant'Adi, abbiamo anche Villa Solais. A terra sul despotismo.